Una bolletta da oltre 83.000 euro è quella ricevuta da un imprenditore di Marsala che, letto l'importo che per forza di cose rischia di vanificare anni di sacrificio, ha avuto un malore. Davide Belliteri dovrebbe pagare la somma record entro 6 ottobre per un mese di fornitura di energia elettrica. Non vedevo più nulla, le parole dell'imprenditore, non avevo mai provato una sensazione del genere. Ringrazio i sanitari dell'ospedale Paolo Borsellino che mi hanno assistito, in particolare il dottor Schifano che mi ha somministrato delle gocce e mi ha tenuto per 6 ore in osservazione. Per fortuna dopo il malore lui si è ripreso, ma il problema della bolletta resta. L'unica cosa da fare è stato dare mandato ai legali per venire a capo della situazione e riuscire a dare una spiegazione a quella fattura record. Non si può addebitare un costo così a un'attività. Si sfoga ancora Belliteri. Una cifra del genere è impensabile. Dal 1 ottobre chiuderemo. In inverno con i riscaldamenti per noi sarebbe insostenibile continuare. Per cosa lavoriamo? Saranno mesi durissimi per tutti, imprenditori e dipendenti. Immagino saranno a rischio anche le tredicesime, se non si prenderanno provvedimenti immediati.